Golosaria, tredicesimo anno, le novità di quest'anno? Beh, la prima novità è che dentro Golosaria ci sarà uno spazio che si chiama Formaggi Italia, con 60 produttori di formaggi, quindi più di 500 formaggi da assaggiare. E poi la novità è il tema, il buono che fa bene, quindi ci saranno tanti prodotti innovativi che debuttano anche per la prima volta, la salumeria del mare, il latte di cavalla, il Nergi, che è questo mini kiwi che è pieno di vitamine e rientra nel campo dei piccoli frutti, la frutta secca, e tutti gli show cooking che faremo saranno tanti incontri, saranno ispirati appunto a questa idea che mangiare bene fa bene anche allo spirito e alla salute. Ecco, possiamo fare un bilancio di questi 13 anni di Golosaria? Beh, è stato un bilancio sempre in crescita, tant'è che abbiamo dovuto cambiare location dal primo anno 2006 a Palazzo Mezzanotte, poi man mano cresceva il consenso la gente, allora ci siamo accasati al Mico, alla Fiera di Milano City, dove su 12.000 metri quadri è possibile vivere insieme questo racconto, che è un racconto dei 200 migliori produttori di cose buone del Golosario, ma anche 100 cantine che vengono sulla piazza di Milano, e sono 100 cantine di solito delle novità anche lì che debuttano per la prima volta. Golosaria è un po' il terreno dell'innovazione, dove si debutta, si portano le novità, e questo interessa anche agli operatori, al mondo della ristorazione, che poi vengono anche per la presentazione, perché Golosaria è fatto in questo periodo perché esce il Golosario e esce anche la guida ai ristoranti, il Gatti Massobro. Ecco, voi oggi presentate Golosaria dal Palazzo Lombardia. Cosa può fare la Regione Lombardia, ma l'Italia tutta, le istituzioni, per un cibo di qualità e per valorizzare il Made in Italy? Beh, intanto può fare, lo sta facendo, c'è un'attenzione e un sostegno reale all'agricoltura, che è alla base della ristorazione di qualità. E noi poi abbiamo preso in considerazione anche un altro pezzo della filiera, che è la bottega italiana, e a Golosaria lanceremo il manifesto della bottega italiana. Verrà il ministro Centinaio il primo giorno di Golosaria, sarà il primo firmatario di questo manifesto, perché vogliamo anche salvaguardare quelle professionalità che valorizzano gli aspetti magari più marginali della filiera, che sono le piccole produzioni di montagna o di piccole aziende o di giovani che si cimentano in agricoltura.